Salve ragazzi, Maestro Santini, Matose Scrima Italia, e vi do il benvenuto sul nostro canale. Allora, è un po' che mi chiedete di mostrarvi degli esercizi per non sbracciare con i bastoni nelle scrima. Vi ho mostrato già alcuni aspetti per l'allenamento con il bastone, come stare corti qua, ma mi chiedete ancora di mostrarvi qualche allenamento che aumenta la vostra capacità di rimanere chiusi, perché tendete sempre a tirare colpi larghi e molto spesso incontrollati. Perché dico questo? Perché fin quando il vostro bastone va da A a B, e il vostro bastone vi striscia, vi colpisce, non percepite questa cosa come pericolosa. Allora, c'è molta differenza tra gli stili di Escrima, Cali, Arnis che vedete nel web, e purtroppo il 90% delle persone che si allenano o fanno vedere tecniche con spade, macete e chi più ne ha più ne metta, non sono consapevoli del pericolo reale che corrono a maneggiare o brandire un oggetto del genere se al filo. Ok? Perché l'allenamento è costantemente con un utensile da allenamento in alluminio o in plastica o in legno non affilato, e questo, diciamo così, utensile d'allenamento, quando viene scagliato, molte delle volte vedo fare queste cose qui. Ok? O il macete o la spada colpisce un arto o una parte del corpo dell'escrimador che maneggia questo utensile. Vedo molto spesso fare queste cose qui intorno al collo, cosa che io con un macete vero non farei, lo farei solo se ho allenato, non dico ore, non dico giorni, non dico mesi, ma anni e anni e anni con lo stesso attrezzo. E potete vedere uno dei miei video dove brandisco una spada da 800 grammi affilata, e la faccio anche girare intorno alla testa. Questo è solo possibile se siete capaci veramente con un'arma. C'è chi lo fa con pochi anni di allenamento e chi lo fa con tanti anni di allenamento. Allora, quando si incomincia a brandire i macete e i doppi macete, dimenticate di fare questa cosa qua. Ok? Questo non serve a niente, non c'è forza nei colpi, non c'è nulla. Se non c'è nulla con i macete, figuriamoci con i bastoni. Ok? C'è un altro modo per tirare i colpi a doppio bastone, e lo vedete fare a molte persone anche in combattimento. Non siamo gli unici a praticarlo così. Sono altri che sanno e hanno portato avanti anche loro il loro sapere negli anni nelle proprie scuole. Allora, quando io brandisco un macete, guardate bene le mie braccia, io non faccio queste cose qui. I miei gomiti sono ben saldi al mio corpo. È il mio corpo che fa muovere il macete. Io faccio solo cambiare la direzione qui con gli avambracci e non il polso, giro completamente l'avambraccio, ok? E il mio corpo porta il colpo. Ora, quando effettuo lo stesso principio con il bastone, e sono qua, porto il colpo, non faccio questo è uno sbaglio che fa
un principiante che non ha la consapevolezza di sbagliare. Persone che hanno realmente combattuto, e non dico nei tornei, perché, vi spiego, in un torneo si cerca di allungare il massimo la distanza per colpire l'avversario prima, perché l'arbitro vi darà il punto. Allora, quando vedete fare queste cose qui, ok, questi allunghi, è perché, come nella scherma olimpica, il punto viene assegnato al primo che tocca e non a chi tocca con la maggior forza. Perciò, se si allena solo la velocità di toccare l'avversario prima che lui tocchi voi. Ok? Questo è uno sbaglio che poi molti pensano di portarlo in strada. Io vado, do la bastonata così in testa o su un braccio al mio aggressore e l'ho toccato per primo. Oppure si sbaglia il tempo, qua c'è una finestra temporanea, entrate, potete anche essere veloci qua a tirare, ok? Ma ricordatevi, se avete davanti una persona che sa e sa come funziona la scherma o il pugilato, okay, che è la scherma a mani nude, studierà il tempo, studierà la misura, studierà la velocità, ok? E quando entrerà dentro farà molto male perché lui, pa, sarà molto corto nel tirare i colpi. Non ci sono pugili che mettono KO picchiando con le mani davanti o li vedete fare così perché sono andati fuori misura, fuori tempo. Sono frettolosi, non hanno il tempo di studiare l'avversario e tirare il colpo preciso. Ok? Allora, ripeto, quando usate un bastone, già due sarà difficile trovarli. Se andate in giro con due macete, è preintenzionato a fare un atto di violenza. Perciò sarà già dura avere un bastone. Ma questo va bene perché il bastone per noi è solo un tramite al combattimento a mani nude. Allora, sono qua, gomito chiuso, ok? Io preferisco ancora un pochino più indietro, ma va bene qui, ok? Il mio corpo gira e faccio questo esercizio. Come se volessi entrare con la punta nel corpo, ok? Metto qua. Palmo su, palmo giù, palmo su, palmo giù. Stessa cosa di qui, la stessa cosa di qui. Ok? Bang, fum, 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 fum. Qua, sempre chiuso, fum, il mio corpo gira, fum. Fu, fu. Ok? Fu, fu. Braccio sempre al corpo. Questo va bene per fare spettacolo, non per il combattimento. Ora, da lì tutto chiaro quello che vi ho fatto vedere nei video passati. È riassunto di quello che dovete fare su qualunque angolo voi tirate il vostro colpo. 5 angoli, ok? Angolo 1, angolo 2, angolo 3, angolo 4 e angolo 5. Ciò che vedo fare, o meglio dire, ciò che non vedo fare, è usare il corpo. Voi non dovete analizzare ogni mio singolo video e di quello che io faccio quando lo faccio, perché io so quando, come e dove doverlo applicare. Non lo devo mostrare ogni volta che lo faccio in un video. Ok? Bene. Allora, metto il bastone qua. Primo esercizio che vi consiglio di fare è di munirvi di una pallina da tennis. Ok? O una pallina da baseball. O una pallina da tennis più piccola. Non è importante.
Ok? Allora, prima cosa che fate è mettere la pallina qui sotto. Ok? Tenere la mano chiusa, mettere la mano in guardia e girare il corpo. Se pensate di poter colpire la mano, ok? E fare questo e fare cadere la pallina per terra, qualcosa non è andato bene, avete mosso il braccio. Devo imparare. Allora, un'altra cosa, c'è chi la mette qui dietro il gomito e chi la mette dentro l'avambraccio, perché chi è dentro l'avambraccio magari vuole fare questo esercizio, chi è sotto il gomito vuole solo fare questo esercizio. Ok? Sta a voi a decidere come impegnare il vostro tempo di allenamento e quale esercizio vi si addice di più per imparare a stare chiusi. Vedete? Quando volete fare questo, aprite, perciò la pallina cade e se aprite i pugni entrano, i colpi entrano. Ok? Perciò gomito chiuso qua. Ok? Tanto vedete? La mia testa si copre, perciò sono qui. Bang, 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 bang. Ok? Voglio fare un esercizio di difesa con il coltello. Muovo il corpo, non muovo, non sbraccio il braccio, muovo il corpo. Ok? Comincio a muovere le mie anche e il mio busto nei colpi, senza fare queste cose così. Se vedete qualcuno che vi vuole insegnare queste cose qui, mandatelo a raccogliere funghi nei campi. Non ha capito niente di quello che è l'arte marziale filippina. Tutti quelli che si sbracciano così, in realtà, o non ve lo vogliono fare vedere, o non l'hanno mai visto e lo vedono oggi per la prima volta, e domani potranno raccontare, ma anche noi lo facciamo. Ok, allora, torniamo a un secondo esercizio. Mettiamo sempre la pallina qui sotto, l'altra pallina mettiamo al mento, ok? Così imparo a stare giù e non mettere la testa a vanvera. Siete qua? E lavorate praticamente guardando sempre con la coda dell'occhio, andando giù, venendo su, girando, cambiando posizione, ok? E imparo praticamente tutti gli esercizi di postura. Adesso potete farlo anche con palline più dure, in modo da non avere quell'effetto fisarmonica, ok? Anche questo non è un problema. E ora vi mostro un altro gioco di prestigio, sempre con le vostre palline a lavorare qui molto corto. Ricordo che il nostro pugilato deriva dalle armi e il nostro movimento delle armi deriva dal pugilato filippino. I nostri maestri e i loro maestri sono stati grandi pugili nella comunità filippina di Stockton e non solo Stockton, anche in Negros Occidental, da dove vengono le famiglie dei nostri maestri, ok? E quello che ci è stato insegnato viene tramandato come un'eredità da maestro a maestro. Ok? Allora, e queste cose che vi faccio vedere sono dei regali, perché sono stanco a vedere ignoranti insegnare. Pallina qui, pallina qui. Ok? Dopo che avete imparato a stare chiusi, ops, capita anche a me dopo tanti anni. Ok, palline e braccia chiuse. Ok? Bang, bang, bang. Bang, whoop, eh? Qui, qui, qui,
qui. E quando prendete in mano il bastone, ok, sempre chiusi qua per imparare a muovere, ok, il vostro corpo nei colpi. Stessa cosa si può fare, l'ho già detto, con il Kubotan, ok, in modo da usare forza del corpo nei colpi senza vedere a fare queste cose qua, ok? Pallina qui dentro, Kubotan qui, pallina qua se volete, o anche no, qua, in modo da non avere questo sbraccio. Poi, ovvio che anche noi andiamo nella corta, media, lunga distanza. Ma ricordatevi che più allungate il braccio sarete solo più veloci, ma avrete meno potenza. Perché vi dico questo? Ve lo faccio vedere semplicemente tramite un esempio. Ok? Se avete una sciabola, la parte più lunga si piega, il vostro braccio si piega. Perciò qui sarete molto veloci a toccare, ma non avete molta forza di impatto. Se pensate di avere molta forza di impatto facendo questo, avrete solo velocità e colpo di frusta, un taglio superficiale, non netto. Se colpite con la parte media, siamo a una buona via per avere l'impatto, ok? Perciò posso controllare il blocco. Non dico di colpire con questa parte, ma è questa parte che genera la forza, è questa parte che fa il blocco, ok? È questa parte che porta la forza, è il vostro corpo che porta la forza nel colpo. E se riuscite a gestire e a portare dentro i vostri colpi questo meccanismo di torsione del colpo, anche in avanti, ok? Anche in avanti. Allora potete avere una possibilità di piazzare dei colpi che realmente hanno successo all'impatto. La stessa cosa anche con il coltello. Se qualcuno vi attacca con un coltello, vi attacca con una sbranga di ferro, con una sedia, e la vostra unica via o la vostra unica possibilità di riuscire a gestire questa cosa con il coltello chiuso o un Kubotan, ok. Se però la cosa degenera, che sono più di una persona che vi attaccano, che sono armati, allora inutile sbracciare, bisogna stare molto corti, ok? Con questo concludo il video. Ragazzi, se avete qualcosa da dirmi, io sono qua. Se volete aggiungere qualcosa nei commenti, aggiungeteli. Se il video vi è piaciuto, mettete un like e condividetelo. E spero possa essere stato d'aiuto. E da Roma è tutto, ragazzi. Vi saluto. Al prossimo video. Maramin Salamat Po, Datu Master Fantini, Latose Scrima Italia. Ciao, ragazzi.